Tecno Zoo. Voglio il meglio. Buongiorno, sono Luca Parati, sono il fattore della Società Agricola Immobiliare Fondi Agricoli. È un'azienda composta da 350 ettari, abbiamo 700 animali dislocati su 3 aziende, 300 in lattazione e 40 in asciutta. Abbiamo iniziato con l'allevamento delle vacche nel 1982. L'azienda è cerealicolo azotecnica, produciamo riso, mais, e soia, frumento e l'altra diciamo superficie investita a prati e a medicai. Nell'azienda IFA utilizziamo Agepon 4 per fermare le fermentazioni secondarie che si innescano soprattutto all'innalzarsi delle temperature nel caro Unifeed, sia che ci siano alimenti umidi come nel nostro caso, anche nelle razioni a secco addizionate di acqua. C'è una tecnologia alla base della produzione di Agecon 4 che fa sì che riusciamo a veicolare una parte, una quota degli acidi a livello intestinale, cosa che nel ruminante difficilmente si riesce a fare. Da quando ho iniziato a usare Agecon ho avuto veramente grossi miglioramenti, perché utilizzavo parecchio prodotto distillato e avevo parecchi problemi ai piedi, arrossamenti sopra la corona dell'unghione. Poi ho visto anche un miglioramento con le cellule somatiche e poi, come dicevo anche prima al dottore, ho avuto un aumento dell'ingestione, quindi un animale che mangia tanto produce anche di più. Mi dicevi che lo stai utilizzando anche nel carro a secco per i vitelli. Sì, perché abbiamo parecchi piccioni in azienda e siccome funziona come anche anticoccidico, ho iniziato a usarlo e ho visto che anche i vitelli vedi che hanno un pelo diverso, lucido, sono belli, sono belli da vedere. Lavorando in questa maniera, la mandria, l'hai detto prima, è cresciuta senza l'ausilio di forze esterne. Dai 240 arrivare a 300, che sono i capi a oggi in lattazione, siamo cresciuti anno per anno con le nostre forze, quindi non abbiamo più acquistato niente, anzi, fortunatamente negli ultimi 2 anni abbiamo venduto anche mandrie, sì, da riproduzione.